È stato allestito negli spazi espositivi della sala conferenze Silvio Milazzo del municipio di Caltagirone il presepe monumentale dell'artista Felice Bruna Fiorentino, recentemente scomparso. Le scene della Natività, che constano di ben 33 figurine in terracotta, sono poste al centro della sala ed occupano uno spazio di circa 15 metri quadri. L'assessore alla cultura del comune di Caltagirone, Antonio Navanzino. Un presepe classico, un presepe monumentale che richiama la tradizione caltagironese, dove la natura prevale, la scenografia è del maestro Giacomo Buscemi, una scenografia naturale con la terra, col muschio, con tutti gli elementi della natura che provengono particolarmente da Santo Pietro, ma particolare è questo presepe perché è dedicato al maestro professore Felice Bruna Fiorentino, recentemente scomparso. L'allestimento scenico è stato curato da Giacomo Buscemi, che fra le altre scene ha anche realizzato alcuni particolari effetti fra luci e colori, uno dei quali con giochi d'acqua. La visita a questo presepe, realizzato in collaborazione con l'associazione culturale Genius Loci, che sarà visitabile sino al prossimo 7 gennaio, è con ingresso gratuito. Questi soggetti presepiali sono conservati presso i nostri musei civici, quindi di proprietà del comune, ed escono fuori dopo circa una ventina di anni. Correda questo momento importante qui a Sala Milazzo delle vetrine che conservano dei libri della biblioteca comunale. È un modo per far uscire fuori i volumi e comunque la particolarità della nostra biblioteca, non una biblioteca comune, ma una biblioteca che conserva anche testi antichi nel fondo antico, che partono dal 700, arrivano ai primi del 900.